Io vorrei dire, innanzitutto, che uno si è sforzato, ma l'elenco delle virtù d'arte di Rina Piedimonte è incompleto. Per esempio, lei fu anche ballerina, il famoso ballo Excelsior, in cui interpretava l'oscurantismo. Immaginate però questa donna al dopolavoro provinciale, che poi era il regno di Neuro col maestro Cerny. Ma ebbe altri compagni d'arte straordinari, fece la tournée con Bovi e D'Annibale, amiconi, che si appiccicavano solamente un sgubone, insomma, una continuazione. Prese parte al 50° anniversario della Curci, andò in tournée con Evanova, insomma, una vita d'artista assolutamente completa. Viene sempre da pensare, quando un artista è troppo artista, se non ci abbia tolto qualche cosa. Cioè, se Lina Piedimonte fosse stata non solo attrice, cioè fosse stata solo attrice, probabilmente sarebbe stata ancora più grande, perché non si sarebbe distratta col ballo o col canto. E lo so, però queste sono cose che succedono, a volte si ha troppi talenti. Avete visto Nora Palladino, anche attrice, e forse non sapete che Anna Maria Ackerman, la signora del nostro teatro, cominciò a cantare e cantava pure buona, aveva una voce un po' piccola per quei tempi in cui si pallucca assai, ma aveva una voce molto intonata. Poi il teatro ha preso il sopravvento, ma chissà, anche qualcosa qui c'è stata negata. Quindi altro pezzo forte che noi vediamo a confessione.